Stiamo andando nella nostra nuova casa e questa è la vecchia ancora e vi portiamo con noi perché tra poco iniziamo la ristrutturazione, quindi vi voglio fare l'home tour prima e poi farò seguire tutto su Instagram. Seguitemi su Instagram perché là vi farò vedere tutto passo passo come la ristruttureremo. E niente, adesso andiamo, ve la faccio vedere com'è. Molto molto rustica, ma comunque bellissima. Per noi è un'emozione grande aver comprato casa, veramente è sempre stato il mio sogno, quindi andiamo. Mio amorino, che tra poco compie un anno. Ciao, saluto a tutti. Sì, amore mio, vita mia. Andiamo alla nostra casina nuova. Sì, andiamo. 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 Ciao, ciao. Benvenuti nella mia nuova casa, anzi villa. Ve la faccio vedere, tutta da ristrutturare perché comunque considerate che questo è uno stile completamente rustico e quindi noi adesso la faremo fare tutta moderna, tipo le case che ci sono a Miami, faremo la piscina, faremo tutto bellissimo. Stile completamente contemporaneo e l'architetto che ci seguirà è bravissimo, presto ve lo presenterò e vi faremo vedere tutto tutto passo passo. Considerate che ci vorrà un bel po' per farla e noi faremo vedere tutto. In particolare vi ho detto seguitemi su Instagram perché lì farò continuamente story, qua su YouTube è un po' più difficile. Nel frattempo lasciate un like se volete video, anche su YouTube man mano vi farò degli aggiornamenti, vi spiegherò tutto, vi farò vedere tutto. Mettete tanti like e tanti bei commentini. Iniziamo subito, guardate, inizio proprio da lì, vado proprio fuori. Sì, faccio vedere anche il cancello, cambierà tutto. Allora, questo è il cancello, vedete? Dove c'è questo immenso giardino che non finisce mai. Lì c'è Dario, lì c'è la nostra macchina. Questo è il tuo giardino nostro. Ciao amore! Eh? Quale cosa? Ah, aspetta. Qui c'è la macchina, vabbè, qua poi vi faccio vedere dopo, qua continua il giardino e qua c'è tutto questo giardino. Già qua cambieremo perché come vedete è un po' in salita, mentre noi lo faremo completamente pianeggiante. Questa è la casa che ha due piani e anche una tavernetta, quindi alla fine sono tre piani. Dario che sta aprendo le porte, ovviamente qua non è abitata, quindi noi ogni tanto veniamo a pulire perché però considerate che già per esempio ecco le foglie cadono, non vi preoccupate di questo perché tutto questo sarà completamente abbattuto e rifatto. Però ovviamente noi ci teniamo a tenerla pulita, abbiamo fatto diverse scene qua, i nostri amici lo sanno, amici e familiari. Ciao amore mio, oh mio Dio, zanzare. E allora, vi faccio vedere, è immensa ragazze, non so dove iniziare. Vi faccio vedere anche la vista da qua, vedete? C'è tutta questa, quindi quando entri in casa vedi tutto questo, quindi avremo tutto, tantissimo spazio. Qua c'è la casa dentro, c'è Dario e Daniel e qua vi faccio vedere, si continua. Allora, vi faccio vedere subito, qua noi faremo la piscina, guardate, è immensa, io mi sono innamorata di questa casa quando l'ho vista, soprattutto per lo spazio esterno. Allora, qua che loro avevano l'orto, noi abbatteremo tutto e faremo qua tutto piscina con tipo i divanetti nell'acqua, verrà bellissimo. Qua sopra c'è, vedete questa terrazza, guardate il cielo, cioè qua è immersa proprio nel cielo, nella natura. Qua ci sono altri alberi, c'è tanto, tanto, tanto verde. E qua verrà tutta l'area esterna con tavoli, comunque per vivere tantissimo all'esterno, fare delle cene, barbecue. Loro avevano il forno delle pizze qua. Qua c'è altro giardino, c'è il posto auto e c'è qua giù il garage. Ok, ovviamente i cani ci sono perché qui è nella natura, quindi si sentono solo animali praticamente. Ok, continuiamo. Ritorno. Qua c'è tutto il giardino, ho fatto vedere prima. Amore, ciao, che stai facendo? Allora, qua ragazze, cosa? Ah, mettimelo. Ok, allora qua ragazze, guardate quanto è bella. Amore mio, cucciolo di vita mia, di mamma, cucciolo. Già devi fare il lattuccio, amore? Oh. Vita mia, quando vedi questo video, vedrai quando eri piccolino e stavi venendo nella tua casa.
Nella tua casa dove farai tante feste, vero? Ok, allora ragazzi, guardate qua quanto è bella la vista, mi piace un sacco. Cioè, dall'interno voi vedete un sacco di spazio davanti, guardate. Un sacco di giardino, è veramente, veramente bello. Cioè, questo tipo sentiero, il sentiero della vita. Allora, qua c'è il soggiorno, c'è il mio amore, là c'è il camino. E qua poi vi faccio vedere dove si esce, qua si sale sopra. Qua c'è verrebbe tipo la sala pranzo. E qua la cucina, anche se noi cambieremo, molto probabilmente faremo di qua il soggiorno e di là la cucina. Qua c'è l'uscita dove vi ho fatto vedere prima, poi magari vi farò altri video, questa è solo una panoramica, sicuramente vi farò vedere poi nel dettaglio, sennò poi viene troppo lungo questo video. Di qua niente di che, c'è un bagnetto e qua c'è una scala che si scende giù, ma vi faccio vedere dopo la tavernetta. Amore, cosa fa mamma? Allora vi faccio vedere anche qua, visto che ci sono qua. Qui c'è il camino, qua c'è l'auto di Dario e c'è appunto dove si va fuori, dove c'è quest'altro pezzo di giardino e c'è il garage. Com'è fatta? Questo è l'esterno. E poi dice, ma che fa mamma? Ma con chi parla? Se saliamo su, amore, ma Attenti agli spiriti, oh mio Dio. Allora, qua si sale sopra e si va appunto nella zona notte. Qua è molto bello, amore, ma si apre? Non so se riesco a aprire, vi dico la verità. Però ci provo, per voi, perché... Amore, vuoi venire? Non riesco. Ragazzi, sono riuscita ad aprire. Adesso vi faccio vedere. Questa è la vista, qua c'è il bagno, qua sono le camere. Aprendo qua, guardate quanto è bello. Si vede qua, vedete, si vede tutto lì dove eravamo prima al forno, si vede tutto il verde che abbiamo attorno e qua praticamente non c'è nulla, cioè c'è il cielo e la natura. Ok, torniamo qua. Qua c'è il bagno con la vasca idromassaggio. Ok, qua c'è la camera, una delle camere che poi è grandissima, veramente veramente grande. Qua anche c'è verde, dove ti affacci se c'è verde. Poi qui c'è la camera da letto, anche se noi cambieremo, probabilmente noi la faremo di là la camera da letto, vi faccio vedere perché. Qua c'è la camera da letto con la cabina armadio, che però è piccolissima, cioè cosa ci metto io qua, no, veramente troppo piccola. E qua vedete, si vede proprio tutto il giardino, bellissimo da qua sopra. Ok, vi faccio vedere di là, dove probabilmente faremo... Qua c'è un'altra, c'è una doccia, hanno fatto solo una cabina doccia. Qua, probabilmente qui verrà la nostra camera da letto, con questa terrazza che è bellissima, veramente la chicca. Questa poi tutta ristrutturata verrà bellissima, perché praticamente qua, tipo al tramonto, entra il raggio di luce, tipo ti svegli al mattino, vedi l'alba, è veramente, veramente suggestivo. E appunto c'è questa terrazza dove c'è tutto il verde attorno, vedete? Che affaccia appunto sul nostro... Qua poi verrà la piscina, immaginate poi la vista, guardate quanto è bella, immaginate la vista da qua sulla piscina, cioè fantastico, fantastico veramente. Ok, penso di avervela fatta vedere tutto, manca solo la parte giù, quindi scendiamo di nuovo, scendiamo. Ok, andiamo giù nell'ultima parte della casa che ancora non avete visto, dove verrà palestra, stanza degli ospiti, verrà sicuramente, faremo la tavernetta, faremo un'area anche cinema, non so, mo vediamo. Quindi tutta questa parte qua, questa parete verrà buttata a terra, c'è ancora tanto spazio, vedete? Quindi tutto questo verrà un'unica zona, dove vediamo se mettere tipo un grande televisore con un'altra comunque area. Poi datemi anche voi nei commenti suggerimenti. E qua verrà palestra, quindi qua, sai che era il loro tipo ripostiglio, faremo tutta un'area palestra con un'area anche lavanderia, che comunque ci serve. E qua, senza che faccio vedere, si esce dove c'era poi il garage. Quindi questa è l'ultima parte della casa, cioè qua sotto praticamente è un'altra casa, come potete vedere. Quindi adesso risalgo su. Ok,
Ed eccoci che il mio amore ha preso il latte. Com'è stato questo lattuccio? È stato buono? Salutiamo tutti. Ora puoi toglierlo. Vi salutiamo tutti, lasciate tanti like e seguiteci su Instagram, dove vedete anche lui. Lui è il protagonista delle mie storie Instagram. Ciao ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Un video molto, insomma, veloce, però poi vi terrò aggiornati. Daniel, saluta. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.